Ciao, un nuovo giorno, preparandoti a iniziare un fine settimana desiderabile dopo giorni effettivi. Voi ragazzi trascorrete del tempo libero con la vostra famiglia, i vostri amici e divertitevi con loro. Oggi è domenica 16 maggio 2021. Oroscopo Acquario. Domenica in controtendenza, tutto lavoro e business. Se complice il trigono di Venere e Mercurio il cuore batte per qualcuno, lasciatelo fare, ma non dedicategli nemmeno un pensiero. Oggi sotto il raggio freddo e rigoroso di Saturno nel segno, appena rimasto orfano di Giove, l'argomento clou non sono i sentimenti ma il lavoro e la relativa remunerazione. Fondamentale è che l'attività che state svolgendo oggi mentre gli altri si rilassano vi piaccia, è qui che riflettete la vostra anima e mettete in gioco tutte le risorse. L'amore, come gli svaghi, può essere la chicca, ma il lavoro anche oggi diventa piacere perché vi restituisce luce in voi stessi e nel futuro, ancora minaccioso sotto il vostro sguardo pessimista. Toglietevi quel grigio e lasciate che l'azzurro avanzi anche per voi. Acquisti dispendiosi, ma finalmente ve li potete permettere, in cassa i bigliettoni si accumulano. L'amore è romantico e spesso platonico, sul piano personale i partner sono degli autentici sognatori e dalla loro parte sta l'abnegazione, il romanticismo, il coinvolgimento affettivo. L'amore porta con sé i suoi frutti che potrebbero essere anche gravidanze. I single incontreranno le persone giuste e con molta determinazione. Siete infaticabili. Eppure è giunto il momento di riposarvi, altrimenti non riuscirete a rialzarvi del tutto. Bollette in arrivo a breve scadenza, restate tranquilli, anche questa volta ce la farete. Delusione per il ritardo di una pratica o una risposta negativa. Non scoraggiarti e tenta subito un'altra strada senza perdere tempo. Non siate timide oggi, siate intraprendenti e cercate di prendere l'iniziativa badando di cogliere ogni occasione che vi viene data a volo. Un giorno potreste pentirvi di essere stati timidi. Il problema maggiore per voi è cercare di capire ora le intenzioni di chi sapete, dissipate i vostri dubbi andando fino in fondo. Andando alla radice del problema scoprirete oggi che è nelle vostre concrete possibilità risolverlo. Non sprecate tempo e mettete subito mano alla soluzione. Se vi dispiace deludere qualcuno a causa di una risposta che darete, non preoccupatevi eccessivamente, in fondo meritate chiarezza e dovete farne altrettanto intorno a una questione che vi sta agitando. Posta in arrivo. Giorno da dedicare alla casa, Giove vi invita a mettere a posto e in ordine la vostra dimora per favorire in seguito quell'armonia necessaria per farvi cogliere qualche piccolo successo. Chi ha vissuto una storia extra con un ariete nel passato e pensa che sia solo colpa dell'ex si sbaglia e di grosso. Avete le vostre colpe che, anzi, superano quelle del vostro ex. Sarete in grado di partecipare attivamente al lavoro e allo svago con la stessa, autentica serenità. Vi sveglierete con una grande energia in corpo oggi, nonostante il duro periodo che state attraversando. Ottima la sfera sentimentale, che si presenta ricca di serenità e di occasioni di incontro. Il vostro fascino e il vostro intelletto sono al massimo e sarete capaci di sfruttarli al meglio. Saturno, costantemente amico, è la vostra magica lampada di Aladino che può schiudervi sempre nuove sorprese allargando gli spazi d'azione, rinnovando ciò che non vi convince da tempo, dandovi l'occasione di prendere in mano iniziative fortunate, specialmente nel settore professionale. Venere sarà in aspetto positivo, buon periodo per le coppie e per gli incontri. Soprattutto chi è single da tempo potrebbe finalmente rimettersi in pista e incontrare l'anima gemella. Capitolo lavoro, se state aspettando conferme è un periodo promettente. Il segno dell'acquario potrà finalmente iniziare a vivere quelle emozioni tanto desiderate e che sembravano non arrivare mai. L'amore sboccerà per chi non lo ha già e troverà una nuova vita nelle coppie stabili. Godetevi questo periodo. Cercate di andare più a fondo in alcune questioni, poiché sarà indispensabile avere chiare tutte le possibilità. Di certo non avrete grandi soluzioni all'inizio, ma con il tempo e l'impegno, riuscirete a trovare anche voi la vostra strada. Se resterete invece in superficie, aspettando che sia qualcun altro a occuparsi del tutto, allora significa che non vi potete lamentare delle vostre condizioni future. In passato, avete già provato la stessa sensazione.
domenica, eppure si lavora, se conviene perché no? Con le finanze disastrate da mesi di pandemia e il lavoro magari ancora traballante, cogliete di buon grado l'occasione che vi viene offerta da un buon amico, un parente, un vicino, dietro suggerimento della luna generosa e gentile in sesta casa, la staccano vista, in buona amicizia con Giove, da ieri nella vostra seconda casa, dunque molto più generoso e spendaccione di prima. Vero, vi ha lasciati in balia di Saturno, il pessimista per antonomasia, ma se un dispiacere c'è, così come sono rimaste le ansie, le preoccupazioni, la sensazione di un tradimento cosmico, qualche piccola consolazione la trovate, soprattutto nel lavoro e in più vi togliete qualche sfizietto voi e i vostri cari. Amore ed Eros, innamoramento in fase crescente e più è proibito, perché uno dei due o entrambi siete già legati, più vi diventa appetibile, il fascino della trasgressione ma attenti a non scombinare cuori e vite per un semplice gioco senza futuro. Vi confermate di non essere dei sentimentali, anzi con la lucidità della mente vagliate sempre con cura le vostre mosse amorose e sessuali. È Venere, quest'oggi a farvi un po' e provvidenzialmente perdere la testa, specie se siete nati in gennaio. Questa volta, potreste infatti rimanere incantati da occhi languidi e sospirosi pronti a trafiggervi senza pietà. Difficilissimo possiate infittire la schiera dei tanti sedotti e abbandonati che costellano i romantici legami ma, anche voi avete un cuore e non è un cuore pavido, ora vi è andata l'opportunità di dimostrarlo. Lavoro e denaro, lavorare non vi dispiace affatto, anche se è domenica, se lo stipendio è buono e avete un conto da pagare o un desiderio costoso da esaudire, magari una bella vacanza, un capriccio da esaudire, perché no? Pappa e giochi costosi per il quattro zampe, per voi tutte le promozioni della settimana, per lui solo le migliori crocchette reperibili sul mercato. Un colloquio inaspettato vi permetterà di avere una nuova occasione lavorativa. È il momento di cambiare aria e cercare un ambiente lavorativo che possa apprezzarvi. Chiudete con un Sagittario. Vi occupate di rapporti col pubblico? Veleggiate nel vostro elemento preferito, l'aria spensierata e spassionata dell'eterna primavera, con una Venere nel segno amico dei gemelli al vostro fianco, che vi fa comporre, armonizzare, far da intelligenti mediatori per progetti a lunga scadenza vostri e altrui. La rete di contatti che avete creato in campo professionale vi permetterà un fausto e abbondante raccolto, specie se siete nati in febbraio. Salute, di solito bellezza e benessere si tengono a braccetto ma oggi può essere l'eccezione che conferma la regola, carini infatti lo siete, e molto, eppure non potete affermare di sentirvi benissimo, anche se vi torna difficile descrivere e quantificare il vostro malessere. Nervosismo, digestione difficile, ormoni fuori posto? Rimedio d'emergenza o una giornata di digiuno a tisane e succhi di verdura, anche l'apparato digerente ogni tanto ha diritto a un turno di riposo. Tieni il passo con la tua routine e cerca di trovare un compagno di allenamento per rendere il lavoro un po' più semplice. Potrebbe esserci qualcuno al lavoro che potrebbe sentirsi ispirato da un invito in palestra. Per lei, quattro zampe tra le prime posizioni dei vostri affetti, anche se a casa avete già cani e gatti. A randagino spaurito non dite certo di no. Per lui, salute in ripresa, con la combina moto dieta riportate il corpo in asse, superando un momento di squilibrio. Colore delle emozioni, lilla. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 8. Finanze, 10. Benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.